Ciao a tutti ragazzi e benvenuti di nuovo qui su The Elder Scrolls Construction Set. Siamo al terzo episodio e oggi partiamo con la costruzione vera e propria, diciamo la parte più interessante, di una piccola, piccola, piccolissima casa. Allora, tra l'altro io non farò niente di fantastico, bellissimo, eccetera, perché non sono capace, primo perché faccio proprio schifo. E ci vuole tanto tempo e comunque. In ogni caso io vi faccio solo vedere delle cose, poi devo farvi alcuni casi strani, tipo mettervi delle cose che poi vedremo più avanti, che non c'entrano magari niente, però solo per farvi capire i concetti. Quindi, siamo qui vicino a questo cancello di oblivio. Siamo in 00 più o meno, se non sbaglio, all'incirca, intorno a questa landa qui. E qui costruiamo la nostra casetta, direi. Allora. Andiamo a levare un po' di cose tipo alberi e queste robe qui. Questi sono ognuno una cosa con un suo ID. E questo tra l'altro è un lo anticipo così. È un piccolo spawner di nemici. Comunque non è che sia indispensabile saperlo. Ok, benissimo. Ora dobbiamo trovare un oggetto 3D, dove, che stanno in questa finestra, che vada bene per il nostro la nostra casetta. Io direi una cosa tipo le baracchette di legno. Quindi, allora, dove andiamo a cercarlo? Attivatori, contenitori, porte, flora, questi sono i mobili, erba, no, static, ecco, static è quello che va bene. Architecture, poi ci sono armor, charters e infinite altre cose. Ora, architecture sono abbastanza, cioè potrebbe essere qua dentro, poi ci sono ancora più di sì, faccio vedere. Sono queste cose qui, insomma. Beh, adesso ve l'ho messo al contrario. C'era un modo per girare. Ah, ecco, col tasto destro. Sono vari pezzetti e dovremo trovare anche. Vediamo se c'è IC, Imperial City. Vediamo, vediamo, vediamo. Vabbè, anche Farmhouse ci può stare, eh. Vediamo, Farmhouse 01. E adesso vi faccio vedere anche questa cosa qui, così la capisco anch'io magari. Allora, questo è Farmhouse 01. Lo abbassiamo tenendo premuto Z, in modo che ci si possa salire. Occhio che poi le proporzioni qua mi fanno impazzire, perché nelle construction set sembra sempre più piccole. In realtà nel gioco poi sono belle grosse, insomma. Comunque, così più o meno va bene. Ora, questo è Farmhouse 01. Se io vado a fare, cioè a prendere farmhouse, vedete che sono anche qua 23, ne ho appena aggiunta una, e qua 22, insomma, un numero simile, perché se io aggiungo infatti una casa così, guardate un po', è proprio l'interno della casa corrispondente. Ora, non è che, come potreste pensare, magari io faccia così, ce lo metta dentro, faccio sì, che bello, ho fatto una cosa strafiga. No, è inutile. Questo lo metterò in un altro mondo. Non più in Tamriel ma in Interios. Ora, lasciatemi finire un attimo qua fuori. Perché dobbiamo mettere la porta per collegare. Quindi, porta. Dove prendiamo la porta se non in Doors. Ora, questo metodo, ve lo insegno, è abbastanza importante se volete cercare delle cose. Allora, questa si chiama Farmhouse 01, ok? Noi dobbiamo cercare una porta che si adatti a quella lì. Perché non cerchiamo sotto la F? ABCD. Ho già persa. Farmhouse Door 01. Porta. Va bene, il nome si chiama porta, sì. Oh, ma guarda che caso è proprio uguale. Insomma, gli ID sono fatti apposta per i costruttori. Perché magari voi non ci pensate, però questi giochi sono costruiti proprio. Ops. A mano da gente che non c'è niente da fare, no, che è pagata, diciamo, per quello, e che fa questo a mano, quindi si costruisce gli oggetti 3D. Ecco, quelli se li costruiscono pure gli oggetti 3D, noi li abbiamo già fatti. C'è qualcuno che costruisce gli oggetti 3D e poi e li mette dentro i file BSA, poi quello lo vedremo molto più avanti, e c'è qualcuno che invece deve saperli abbinare, metterle nel posto giusto, insomma. Quindi così abbiamo messo una porta. Ora, questa porta è lì, ha il suo attivatore. Se io vado vicino mi viene nel pulsantino con scritto apri, faccio spazio, ho il tasto che è e non succede niente.
Non succede niente perché io a questa porta non ho collegato alcuna azione. Ora, andiamo quindi a fare il mondo interno. Questo, l'ho aperto col doppio clic, me lo tengo qui. Perché mi servirà fra un po', tanto va sotto, non dà fastidio. Quindi, andiamo a fare interno di Farmhouse 01. Ora, si potrebbe fare new, però bisogna fare un giro lungo. A meno che è... comunque, è abbastanza incasinato. Io vi consiglio, fate così, duplicate la cella, che ho perso, ho fatto duplica e c'è, vero? Ah, ma non sono in ordine di... ok, ecco perché. Ora dobbiamo trovarla, eh. Eccolo qua. Allora, il nome, gli dà il nome che avete, che è iniziale, poi copy 000. E... voi gli date un altro nome. Adesso... oh, ecco qui. Gli diamo il nome di... AA YouTube, per rimanere in coerenza. Esiste già. Già, chiaro. Gliel'ho già dato. Edit. Ops. Allora. Ce la posso fare. Allora, scusate, eh. Vabbè, vaffanbrodo. Lo facciamo da qui. Allora, come si chiama? Test cheat del cardinal deve essere questo qui. Tant'è che l'ha già selezionato. Name, beh, il name lo possiamo anche dare. Volevo cambiare questo, cazzo. Allora, prima ci eravamo riusciti, adesso ci riusciamo di nuovo. Vaffanculo. Vabbè, sentite, io il nome glielo lascio così com'è. Prima avete visto che cliccando sopra in realtà me lo faceva modificare, adesso si vede che è passata la voglia e non me lo fa più modificare, non lo so. Oh, ecco, doppio clic e poi un po' di fortuna. Allora, YouTube. Tattino, magari ho un pugno anche tutto attaccato. Interior. Ah, YouTube interior. Name. Ecco, adesso è partito su. Questo lo modifichiamo per forza facendo edit. Come avete visto prima, gli diamo il name di YouTube. Casa YouTube facciamo. Benissimo. Owner NPC. Quello che diciamo è il possessore. In questo caso nessuno. Vediamo se ci... volendo potresti cercare player. Però non, questo per esempio non so ancora cosa sia. Fame, ci sono delle varie impostazioni infinite che comunque non è troppo importante. E va bene. Questo è il proprietario. Questo anche Oblivion Interior, stessa cosa, dice che se è dell'Oblivion o no, io gli dico di no. Can't wait, non puoi aspettare, off limits, non entra nessuno. E public area, cioè entrano più o meno tutti. Ok, ora se è una casa, public area non lo lasciate. Poi lightning, ora questo vi faccio vedere cosa succede. Ah, intanto can't travel from here. Beh, potremmo anche levarlo. Music, mettiamo anche public, dai. Has water, questo è interessante, adesso vi faccio vedere. Però un attimo, perché sto facendo troppe cose contemporaneamente. Allora, io vi ho detto che dovete copiare uno di questi per fare in fretta. Poi cancellate tutto quello che c'è, tutti gli oggettini qua dentro. Rimane un posto vuoto, non capirete niente. E a questo punto, dopo che non capite niente, pigliate... dov'è? Forse... si chiama... vabbè... farmhouse, vero? Farmhouse interior, non 02 ma 01. Perfetto. Ora. Porta. Door. Andiamo su Farmhouse anche qui. A B C D F. No, cosa ho selezionato? Ah, ops. Prendiamo tutte le porte. Tra l'altro, volendo, si può anche, se funziona come Windows, scrivere velocemente farm e ve la trova subito. E questo è molto comodo. Ops. Sono abituato a CMD4D. Ok, questo lo mandiamo un po' giù. Ora, aspetta che devo riuscire a posizionarmi in modo da... ok,
Benissimo. Ora dobbiamo posizionare questa porta girata al contrario in realtà, quindi la giriamo al contrario. Dobbiamo posizionarla lì dove vedete che c'è il buco, che non ha senso quel buco, quel buco c'è perché è stato fatto apposta per essere riempito con una porta. Ora in realtà questa porta potrei anche metterla qua se volessi. Io la metto lì semplicemente perché è così da fuori, ma questa coerenza serve per fare il gioco realistico, non è obbligatorio. Vedete per esempio, così adesso rimane aperta da lì sopra. Ogni tanto capita di trovare delle case in realtà nel gioco che sono aperte lì sopra e non e quindi praticamente, ah, ecco perché sto sbagliando io. Questo lo potete mettere non qui dove lo sto mettendo io, ma bensì qui dove l'ho messo adesso. È per questo che c'è il buco là, mi sembrava strano. Ok. Poi sta a voi girarla nel modo giusto, io la metto un po' storta, che va bene. Apro anche questo, anzi no, questo non lo apro perché tanto non mi serve. Vado a pescare la mia porta di prima, tu vieni qui, e dico, ci sono varie cose, queste per esempio sono di posizioni 3D, se io muovo da qui occhio che si muove la porta dall'altra parte. Il proprietario, va bene, il proprietario della porta, il lock, varie cose. Leveled, se io metto leveled vuol dire che a seconda del livello del giocatore sarà facile o difficile. Poi qua potete scegliere la chiave per esempio, anche nessuno, come sono tutte le casse. Teleporto invece è molto importante, cioè serve per collegare la porta. Come si fa? Si preme qui, Select Reference in Render Window, che è questa qua, e si fa quando il vino diventa bianco un doppio clic sulla porta. Vedete che vi compare questo pezzo giallo che indica dove spawnerà l'NPC che utilizza quella porta. Ora, io lo metto a terra con F. Chiaro che se voi lo mettete qua dentro, l'NPC spawna dietro la porta. Se voi lo mettete così, non ha senso, cioè si bugga e rischia di o crashare oppure semplicemente volare giù l'omino. Se invece potete anche metterlo, volendo potete anche metterlo in un altro mondo. Sono sempre quelle cose che si possono fare ma che non hanno tanto senso. Quindi noi lo mettiamo qui e ora andiamo con doppio clic a vedere il suo collegamento, perché dobbiamo fare viceversa in modo che non sia buggato, come vedete che è fatto qui. Di default ve lo mette proprio col culo lui, poi voi dovete sistemarlo. Comunque eccolo qui, così ci può stare benissimo. Ora abbiamo visto come, oggi cosa abbiamo visto? Allora, abbiamo visto come si collega una porta e abbiamo anche visto come si crea uno spazio interno, cioè, e chiarito chiaramente che cos'è. Questo è uno spazio interno, insomma. Nella prossima puntata, nel prossimo episodio, andiamo a vedere. Ah beh, no, aspettate, facciamo. Quanto dipende, che ora è? 13, ok, finiamolo pure. Abbiamo visto quindi come si mettono gli oggetti static. Poi in realtà si mettono tutti nello stesso modo gli oggetti, eh. Questa finestra, ah ecco. Anche gli alberi per esempio, adesso, volendo posso anche mettere un albero qua dentro. Chissà dove me l'ha messo. Eccolo laggiù. Fa schifo, ho scelto proprio l'albero più brutto del mondo. Comunque, l'ho scelto a caso, quindi. Questi, ecco, tre, questi sono alberi veri. Comunque, mettere un albero adesso ha poco senso, quindi non lo metto. Solo, boh, abbiamo visto appunto come si crea questo mondo. Gli oggetti si mettono tutti nello stesso modo. Poi qua potete sbizzarrirvi, perché su Architecture ci sono oggetti vari come appunto fan, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ci sono anche, non solo tutto un ambiente, ma anche un pezzettino di ambiente, il collegamento, il tunnel, tutte quelle cose lì. Se voi andate a cercare, per esempio, sotto Dungeon, ABC, di, no, non so, Tangio, vabbè, comunque, perché forse non è qua dentro. Insomma, di roba ne avete davvero tante. Tende, per esempio, si può mettere una tenda dentro la casa, si può mettere tutto quello che si vuole. Quindi voi vi gestite la casa e ve la mettete così. Prossima volta andiamo a vedere un po' come funzionano una cosa che ha bisogno di più, perché queste sono tutte cose che si possono mettere così e che in realtà non danno problemi. Prossima volta andiamo a vedere come si mettono e cosa servono in generale le proprietà di luci, che sono importanti. Tanto mi sono dimenticato una cosa, ma ve la spiego la prossima volta insieme alle luci. E contenitori, ok? Quindi ragazzi, i contenitori sono abbastanza interessanti.
Allora, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. E con luce e contenitori. E insomma, mettete un bel mi piace, iscrivetevi e non perdetevi il prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi!